È fatta, ragazzi, è fatta. Questo è un colpaccio, non a livello di un giocatore che poi vedremo se dimostrerà quello che è, ma per quanto riguarda l'affare. L'affare sicuramente ti fa capire che questo è un colpaccio. Perché? Perché Marcus Antonio è un nuovo giocatore della Lazio. È fatta, ragazzi. Ho letto la notizia oggi dove praticamente sembrava già fatto ovviamente da un po' di giorni, perché la Lazio aveva già l'accordo da un po' veramente importante con questo giocatore, ma sembra sia fatta proprio oggi perché la Lazio è riuscita a risolvere quel problema di qualità che aveva, no? Quindi adesso può veramente a tutti gli effetti mettere le mani sul calciatore. Perché è fatta? Perché ragazzi, a Lazio prende questo classe 2000, quindi molto giovane, farà 22 anni, se non sbaglio questo 14 giugno, se ho letto, quindi è un giocatore molto giovane che può dimostrare, a soli 8 milioni, ragazzi, soli 8 milioni. Per questo io dico che è un colpaccio a livello di soldi. Tare qua è stato molto furbo, perché io da quello che ho letto, dall'indiscrezione, se lo Shakhtar Donetsk non stesse passando, ecco, questo brutto momento che noi sappiamo, non avrebbe mai svenduta questa cifra. Lo Shakhtar Donetsk è costretto a svendere i giocatori a questa cifra, perché se avesse potuto, lo Shakhtar Donetsk con questo Marcos Antonio si parla che l'avrebbe ceduto, se fosse tutto normale, si intende, a 40 milioni di euro. Cioè, capite che voi la Lazio ha risparmiato 32 milioni tramite una disgrazia che sta succedendo in quel posto là, purtroppo lo sappiamo, però la Lazio ci ha risparmiato 32 milioni di euro. Sono tanti, ragazzi, sono tanti, perché ripeto, lo Shakhtar Donetsk lo valutava 40 milioni di euro questo giocatore qua, però costretto a svendere. Alla fine la Lazio se lo porta a casa con 8 milioni e batte la concorrenza, perché sembra che con questo Marcos Antonio qua, ragazzi, c'erano anche squadre big europee a seguirlo, a volerlo. Quindi è un ottimo colpo. Un mediano nasce mediano come ruolo, ma lo Shakhtar Donetsk ha dimostrato, e da quello che ho letto, non lo fa neanche male. Può fare il trequartista, quindi il COC, il centrocampista avanzato offensivo, anche se lui nasce mediano. E infatti la Lazio io penso che lo compri a quello scopo, perché dovrebbe essere dopo Lucas Leiva. Lucas Leiva adesso dovrebbe essere ormai in rottura con la Lazio, perlomeno no, non per qualcosa di grave, però ha fatto il suo tempo, ha dimostrato il suo tempo alla Lazio, e quindi Marcos Antonio viene come sostituto, viene a sostituire Lucas Leiva. Sicuramente è un ragazzo molto giovane che col tempo saprà dirci quanto vale. Io non mi aspetto Marcos Antonio che brillerà già la prossima stagione. Oh, poi mai dire mai, magari questo ragazzo arriva in Serie A e fa i macelli. Però la Lazio l'ha preso per il futuro, no? Per farci un progetto piano piano, no? Primo anno magari arrivi, ti sistemi, capisci come va l'andazzo, e magari poi il prossimo anno ancora diventi protagonista del nostro centrocampo. Perché anche i numeri sono interessanti. Qualche golletto, qualche assist l'ha fatto questo giocatore. Classe 2000, ragazzi. Classe 2000, quindi è giovane, è giovane. Quindi bravo, bravo Tare, brava Lazio a questo punto, perché ripeto, colpaccio non pensate a male che io dico colpaccio come per dire la Lazio ha preso il nuovo fenomeno. No, non era inteso per quello, però se noi andiamo a vedere le cifre che ballavano per questo Marcos Antonio e quello che invece la Lazio va a spendere, capite che è un colpaccio, perché qua ci sono 32 milioni di euro che ballano e che la Lazio non dovrà dare allo Shakhtar Donetsk. Lucas Leiva ha fatto il suo tempo, ripeto, va sempre in fase calando ultimamente. Ci voleva un po' d'aria fresca, un po' qualche giovane messo lì, e la Lazio l'ha trovato. Ora, poi, sai, sapete, Sarri ci sballa con i mediani, no? Ricordiamoci che Sarri valorizzò un certo Jorginho, che comunque era già buono anche con l'Hellas Verona, Jorginho, però comunque col Napoli si è affermato, poi è venuto al Chelsea, sappiamo cosa è diventato Jorginho. Sarri quei mediani, ragazzi, ci sa fare. Secondo me, sotto la guida di Sarri, questo Marcos Antonio può sbocciare e può diventare qualcuno. Potrebbe diventare qualcuno, perché Sarri ci sa fare. E io penso che Sarri sia contento di questo colpo qua da parte di Tare, che ripeto, ha sbagliato la concorrenza e se lo porta a casa solamente per 8 milioni di euro. Questa è la notizia di oggi che voglio parlare di calciomercato, ragazzi. Se uscirà qualcosa di ufficiale o quasi di qualcosa quasi fatto, comunque vi porto il video.
Non vi sto più parlando di Juventus, ragazzi, perché ho letto tipo una roba come 60 nomi diversi tra esterni, tra Vice Vlahovic, troppi nomi, ne ho letti di tutti i colori e alla fine poi alla fine non si sa nulla. Quindi per quello vi aspetto a fare dei video, però Marcos Antonio è fatta, ragazzi, è fatta. Questo è un gran colpo a livello economico, eh. A livello economico, ragazzi, è un gran colpo, ripeto. Perché magari domani questo qua esplode, lo prendi 8 milioni e può diventarti, che ne so, il Milinkovic-Savic, la situazione è che lo puoi anche rivendere a 70, 80, perché poi alla fine lo Tito fa questo, ragazzi, compra poco e se poi può valorizza i giocatori e li rivende al triplo, al quadruplo. Questo è lo Tito, però alla fine fai plusvalenza ed è anche giusto così, se tu lo pigli a 8 e poi un domani te ne vale 40, 50, 60, è tutta plusvalenza che fai, tutta plusvalenza che fai. E ragazzi, io direi che il video può finire qua, quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like, mi raccomando, commentate questi due commenti, fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate di questo Marcos Antonio alla Lazio, al posto di Luca Leiva, vi convince, non vi convince, l'affare comunque per me mi sembra buono, ditemi un po' voi che tipo di affare è stato, e soprattutto anche se vi fa piacere iscrivetevi al canale che è importantissimo, non costa nulla per me tanto, basta che fate clic, si iscrivete, siete iscritti senza costi, non mi rispondo così, non ce la fate, vi ringrazio di cuore, condividete il video con i vostri, vi invito a iscrivere anche loro, e attivate le notifiche così non perdete i miei prossimi video, passate anche su LinkedIn, iscrivetevi al canale. Channel, qui da Michele è tutto, bella.